Bella per tutti, saluti da Rpux, e in questo video vedremo Dead End in scala Masterpiece, uno degli Stunticon che formano Menasor, nel confronto tra X-Transbots e DX9. Lo scopo mio è dirvi tutte le caratteristiche e le differenze che riesco a trovare e cerco anche di dirvi quale può essere migliore tra i due, sempre secondo me e secondo i miei criteri, che sono quelli estetici, compresa la Toon Accuracy, e la trasformazione. Oggi vediamo Dead End, a sinistra c'avemo il DX9 D15 Kukinski, mentre a destra c'è sta l'X-Transbots MX15 Deathwish, la versione Toon. Sono entrambi miei, finché non me ne rivendo qualcuno. Se li volete vedere singolarmente, ci ho fatto le video recensioni. Se non la trovate ancora, allora è in programma. Entrambi sono ben fatti, hanno una linea abbastanza pulita e l'aspetto coerente col cartone animato. Inoltre il personaggio è ben riconoscibile. L'X-Transbots è molto equilibrato esteticamente e ha un davanti molto pulito, con poche linee di trasformazione che si vedono. Le braccia sono fatte bene, anche se un po' corte, la testa molto bella, le gambe forse un po' tozze. Il DX9 mi sembra un po' meno pulito in generale e soprattutto nelle braccia e nelle gambe, però nel complesso è più proporzionato. Qui io tutto sommato darei un pareggio. Vediamo adesso per entrambi il confronto con Megatron, giusto per vedere che figura fanno insieme e darvi un riferimento con l'altezza. Infatti l'altezza qui è una grossa differenza e va paragonata sicuro con Megatron, perché non si deve superare, ma anche coi Seekers della Deformation Space, i Takara no perché sono troppo bassi secondo me, e quello del DX9 è un po' più basso di un Seekers, quindi va bene. Però oltre a questo qua dobbiamo pure guardare anche i Carbot degli Autobot, infatti secondo alcuni gli Stunticons dovrebbero essere alti come gli Autobot, secondo altri anche no. Purtroppo nella guida ufficiale, ossia i disegni guida degli animatori, quelli in bianco e nero, mancano proprio gli Stunticons, e nel cartone animato le loro altezze variano anche all'interno della stessa puntata. Quindi qui la questione altezza è a gusto e ricordo personale. Io all'inizio avevo scelto gli X-Transbots proprio per l'altezza, ma poi ho cambiato idea e ho preso pure i DX9. Nel retro ci avevamo un po' di differenze. Intanto quello della X-Transbots c'ha un po' di backpack, sia in larghezza che in profondità. È un po' squilibrato esteticamente, però abbastanza pulito con poche viti in mostra. Il retro del DX9 invece è ottimo, niente backpack, è snello, equilibrato, è pulito, c'è giusto qualcosa negli avambracci e anche qui qualche vite in mostra. Però io direi che questo robot è meglio dietro del davanti, quindi qua vince il DX9. Per quanto riguarda i colori, sono molto simili tra loro e vanno bene rispetto al cartone animato. L'X-Transbots ha dei colori più densi e lucidi, mentre l'X9 appare un po' più slavato e plasticoso, però tutto sommato pure qui darei un pareggio. Per quanto riguarda le articolazioni, l'X-Transbots non ce le ha buone, infatti le anche sono troppo piccole e devono sopportare troppe pressioni durante la trasformazione. Anche le articolazioni delle spalle sono troppo piccole e delicate, le mani non sono mani da Masterpiece, la posabilità invece ci stava bene. Il DX9 ha delle articolazioni molto buone, super posabile, le mani sono un pochino meglio, però sulla sufficienza. Quindi qua vince il DX9 anche di tanto. E il confronto col cartone animato G1 va bene per entrambi, il personaggio è lui, si riconosce bene, e anche nei dettagli e nelle proporzioni va tutto bene. L'X-Transbots ha le braccia, il petto e testa migliori, le gambe invece non tanto perché sono un po' più sproporzionate. Il DX9, pur essendo alto, è fatto molto bene, i dettagli ci stanno tutti quanti e sono pure al posto giusto, ha qualche imprecisione negli avambracci e nei piedi. Anche qui direi un bel pareggio. L'X-Transbots c'ha del metallo nei piedi, nelle cosce e nel petto, dove tutta sta placca bianca è di metallo. E la plastica è dura e buona. In mano non è leggero, però risulta abbastanza lento nelle anche e in generale è un po' instabile. Il DX9 in mano è leggerissimo perché è tutto di plastica, ma la plastica mi sembra molto buona,
perché mi ricorda quelli degli Ocular Max usata tipo con Bruticus o Defensor. Quindi plastica perfetta. Ed è anche inoltre molto stabile e solido. Quindi anche qui secondo me vince il DX9. La trasformazione è molto simile per entrambi, nel senso che la struttura e lo schema sono praticamente uguali. Quella degli Strasbots però ha la parte delle anche e delle gambe che è fatta male, perché per trasformarlo bisogna fare troppa forza che ricade sulle articolazioni delle anche, rischiando di rompere qualcosa. Inoltre risulta anche vecchia come trasformazione, perché ci stanno soluzioni di una volta dove si devono far scivolare i pannelli lungo dei tubicini di metallo, e a me sta cosa non mi piace. E anche il backpack inoltre non viene gestito bene. Invece il DX9 ha una trasformazione più veloce, più divertente, più facile, con un'ingegneria migliore. Quindi qui la vittoria netta va al DX9. Per approfondire, guardatevi qualche trasformazione da altri youtuber come Emgo, Mangmotion o Sweet Transform. In modalità veicolo, invece, praticamente non ci stanno differenze grosi grosse. In entrambe la Porsche è fatta bene, colori, dettagli, pulizia, linee di trasformazione in vista, aspetti realistici, solidità, densità in mano, tutto praticamente allo stesso livello per entrambi. Tutte e due hanno le ruote di gomma, ma il DX9 c'ha in più gli sportelli che si aprono. Però qui comunque tutto sommato è un pareggio. Vediamo adesso il confronto con un Carbot della Takara. Qui abbiamo Sunstreaker, ovviamente Megatron no perché non c'ha senso far confronto con la pistola. Quindi giusto per darvi un riferimento per la dimensione e per vedere che figura fanno insieme. Qui con gli Strasbots vediamo che i veicoli sono molto simili in dimensione. D'altronde sta macchinina è stata fatta apposta per essere paragonabile e uguale a un Carbot della Takara. Invece con DX9 vediamo che è leggermente più grande del Takara e quindi anche dell'X-Transbots, anche se non di molto e se fa fatica a notarlo. Comunque qui non c'è un vincitore, ma è solo per farvi vedere meglio le grandezze. Per quanto riguarda prezzo stiamo in un pareggio, perché entrambi si piazzano sulla stessa fascia di prezzo, ossia sui 70-80 euro. Ovviamente mi riferisco sempre a prezzi di store online. Dunque, a me degli accessori interessa poco, quindi non li ritengo rilevanti per il confronto, però ve li faccio vedere lo stesso. Entrambi hanno una pistola, il libretto di istruzioni e la carta con le statistiche, non c'è altro. Dunque, concludiamo sto confronto. Qui la differenza principale, come abbiamo visto, sta nell'altezza. Però, guardando tutti i vari aspetti, si capisce che la vittoria comunque è del DX9 e anche abbastanza netta. Aggiungo inoltre che, come al solito, quando si piano in mano, ci si accorge subito che il DX9, seppur leggero in mano, ti dà una bella sensazione, ti fa venire voglia di metterlo in posa e di trasformarlo. Se poi ci aggiungiamo la questione Menasor e degli Stanticons come gruppo, allora il DX9 guadagna altri punti, perché vi ricordo che il loro Menasor è più stabile, più facile da trasformare e meno costoso. Se invece per voi le dimensioni rispetto ai Takara sono importanti, allora ecco che l'X-Transbots riguadagna qualche punto. Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno nel fare una scelta tra i due in base a quali caratteristiche per voi sono più o meno importanti. Vi ricordo che inoltre non mi baso su foto, ma su sti modellini comprati e pagati che ho in mano, e che i vostri magari potrebbero essere un po' diversi, nel bene e nel male. Quindi grazie a tutti per aver guardato e dai alla prossima!